È arrivata alle 10 al molo Manfredi la nave Gregoretti della Guardia Costiera, a bordo 400 migranti tratti in salvo dalle acque del Mediterraneo. I primi a sbarcare sono stati due cadaveri, si tratta di due donne recuperate in due distinte operazioni che non sono sopravvissute alla traversata. Almeno un minore segnalato a bordo, ma il numero è destinato a salire. Diversi i feriti, soprattutto agli arti inferiori, in molti però sono stremati dal lungo viaggio. Dopo le identificazioni sul molo, i migranti sono stati portati alla caserma Pisacane per il fotosegnalamento. Da lì in poi saranno trasferiti nei centri di accoglienza in Campania e in altre regioni del centro-nord. Dagli elementi che abbiamo non vi dovrebbero essere grossi problemi, però con questo tempo che oggi sta cambiando, curare l'aspetto di sicurezza e l'aspetto sanitario è quello che noi continuamente e sempre facciamo. Solidarietà, impegno, e questo è il modo con cui Salerno accoglie. Salerno, guardate, è uno straordinario esempio, non lo dico da prefetto di Salerno, penso che ormai appartiene alla storia di questo territorio. Sono anni che lo facciamo e sono anni che possiamo dire che questa città, questo territorio, ha nella sua cultura non solo un senso, guardate, di umanità, ma un senso di capacità, e mi sia consentito, senza voler offendere nessun altro, di intelligenza, perché se gestisci bene le cose le semplifichi e le rendi meno complicate. Le cose non gestite diventano peggiori per noi tutti. È un problema che c'è, che non per noi è come se arrivasse dal cielo, perché arrivano, non ce li siamo andati a prendere, e lasciarli amare a morire è una cosa che non appartiene a un senso di umanità. Quando però arrivano vanno accolti in maniera efficiente, va fatta sicurezza, perché noi, come sapete, li controlliamo tutti. Sotto l'aspetto della pubblica sicurezza c'è tutta una procedura di fotosegnalamento che anche questa volta farà la nostra questura. Vi è l'aspetto sanitario, perché bisogna curarli, ma anche essere sicuri che i nostri concittadini non abbiano problematiche di aspetto sanitario. Poi vi è un tema che è quello di distribuire queste persone sul territorio. Molti di questi andranno in altre regioni, ma una parte resterà qui, e quindi la cultura dell'essere vicino ai nostri fratelli, che non sono solo loro, ma anche noi, tra di noi, che siamo di questa nazionalità, che viviamo in questo paese, non possiamo non preoccuparci di chi sta già gestendo delle situazioni complesse sul proprio territorio e non prenderci carico di una piccola parte. Questo è il 16° sbarco, e ogni volta è come se fosse la prima. Ogni volta è come fosse la prima, perché il pensiero è che la prima cosa che io faccio, vado su ad accogliere le bare, come spesso capita, e guardare in faccia quei bambini, quelle persone che vengono dal mare. Non si diventa mai indifferenti rispetto a una situazione del genere. Poi abbiamo un sistema rodato, ma le variabili, come vedete, ieri era una splendida giornata, oggi c'è vento, quindi le variabili gestionali sono sempre complesse. Ma diciamo, confidiamo nella capacità operativa e organizzativa di tutti noi, che siamo abbastanza rodati, e ripeto, di una cultura di questa città, di questa amministrazione, che da sempre non solo ci è vicina, ma è una delle attrici principali del sistema di accoglienza sul territorio. Questo porto è uno straordinario esempio. Ripeto, da qui questo esempio va allargato a tutto il territorio, e sono sicuro che non solo i sindaci, anche con il vostro aiuto, aiuteremo i sindaci a spiegare alla gente che prendersi poche persone significa poterli gestire, non creare problemi sul territorio ed evitare che un problema avvenga nel territorio a fianco. C'è una novità, almeno per quello che ne capisco io, di questa situazione. I comuni del Salernitano sono molto più disponibili dopo l'azione che ha fatto la prefettura in questi mesi. Pare che ci sia condivisione sia a nord della provincia di Salerno che a sud. C'è ancora qualche comune che continua, diciamo, a zoppicare, però penso che siamo sulla strada giusta per quanto riguarda l'accoglienza, e questa è una cosa importante. È importante perché i numeri non devono spaventare. L'anno scorso sono entrati in 180.000 in Italia, sono stati distribuiti su tutto il territorio. Quest'anno è cominciato con un po' di anticipo, probabilmente si arriverà a 200.000, però se c'è la collaborazione di tutti, a cominciare dai comuni del Salernitano, a andare avanti sulle regioni, il paese e naturalmente l'azione dell'Europa in questa partita, si riesce a gestire tranquillamente anche questa che può sembrare un'emergenza, anche perché quest'anno è cominciato un po' prima del solito. Nuovi migranti, nuovi schiavi sul nostro territorio? Beh, nuovi schiavi, bisogna capire e vedere, perché le condizioni perché non lo si
siano, ci sono. I centri di accoglienza dovrebbero funzionare come centri che garantiscano diritti anche a questi migranti. Poi ci sono naturalmente le degenerazioni, come al solito, dalle nostre parti, e possono sì portare anche questi a situazioni di schiavitù.